buongiorno, benvenuti. Oggi una puntata speciale che, come vedete, abbiamo intitolato Tesori troppo nascosti. L'ha realizzata Giorgio Galleano, parliamo di Sardegna e di archeologia. Perché l'abbiamo intitolata Troppo nascosti, Giorgio? Ma il titolo originale doveva essere Tesori e misteri, e poi mano a mano che scoprivo che i posti erano chiusi o non visitabili, mi sono detto: una tomba ipogeica neolitica è un tesoro nascosto, una tomba chiusa al pubblico invisitabile è un tesoro troppo nascosto. E noi per la prima volta con le telecamere di Fuori TG siamo entrati in questi luoghi. Cominciamo. La nostra caccia ai tesori nascosti parte dalle campagne di Bonorva, nel Sassarese, dove al termine di un lungo e faticoso avanzare nel fango troviamo ad aspettarci un capolavoro di 5.000 anni fa. È la prima volta che le telecamere entrano dentro Sapala Larga. È una Domu de Janas, o casa delle fate nella tradizione popolare, una tomba scavata con la pietra nella pietra. La tomba di Pala Larga è speciale perché è allo stato attuale la tomba dove si conservano nella maniera più eccezionale le decorazioni dipinte. Questa tomba è la riproduzione praticamente perfetta di una capanna, quindi vediamo in particolare il dettaglio del tetto con una resa molto molto naturalistica. La parte delle spirali chiaramente è quella più interessante, anche più famosa di questa tomba. L'artista si serviva in pratica di tre dita, e infatti si legge proprio nella spirale il segno delle dita, e riusciamo a leggere addirittura anche le impronte digitali. Scavate in massi isolati o raggruppate in necropoli sui costoni rocciosi, le Domus de Janas sarde sono più di 3.000. Fra queste, poco più di 300 conservano decorazioni scolpite o dipinte e, tutte assieme, sono ora candidate a diventare patrimonio UNESCO, a partire da questa. Qui siamo nel territorio di Putifigari, nella tomba che a buona ragione viene chiamata Sincantu. Le Domus de Janas sono l'aspetto funerario di un sistema culturale che si è sviluppato in Sardegna tra il V e il III millennio a.C. L'archeologa Giuseppa Tanda, madrina della proposta al vaglio dell'UNESCO, ci illustra gli aspetti simbolici e cultuali di queste tombe, dalla falsa porta per comunicare con l'aldilà fino alle decorazioni che la sormontano, qui forse in forma di barca come nelle tombe egizie, altrove di certo in forma di corna o protomi bovine. Qua abbiamo la rappresentazione di un ambiente a doppio spiovente, con trave centrale, travetti laterali, il tutto sorretto da due pilastri, quindi un'abitazione. Questa rappresentazione ha anche il focolare, un focolare centrale. Sono canoni costruttivi e di culto che un millennio più tardi e con ben altre tecnologie ritroveremo nelle tombe etrusche. Insomma, la candidatura all'UNESCO, queste meraviglie sembrano proprio meritarsela, ma ci sono speranze di successo? Di certo, al momento manca uno dei requisiti chiave richiesti dall'agenzia, l'accessibilità. Esatto, sì. Manca l'accessibilità. Accessibilità significa anche avere un posto dove il turista si possa fermare, dove possa mangiare, dove possa comprare la guida del luogo, quindi questo non c'è. Sì, noi ci siamo arrivati tranquillamente, ci siamo fatti una bella passeggiata, però anche la strada andrebbe sistemata. A 30 anni dalla scoperta, per Sincantu non è mai stata indetta una gara per la gestione, mentre Sapala Larga, scoperta nel 2008, è ancora oggi e fino a chissà quando chiusa al pubblico per restauri e monitoraggi. Per fortuna nei pressi c'è un altro tesoro un po' meno nascosto: la tomba del capo della necropoli di Sant'Andrea Priu. Si possono vedere tantissime fasi. Qui in questa prima sala è maggiormente conservata la fase neolitica. Nella seconda sala invece vediamo la presenza delle pitture funerarie di età romana, che sono datate intorno al 400 d.C. E infine in quest'ultimo ambiente vi è una rifunzionalizzazione come chiesa a partire dal periodo alto medievale e bizantino. È stato anche aperto un lucernario, perché nelle tombe la luce non serve, nelle chiese sì. Nelle chiese sì, infatti questo appunto è considerato quasi il campanile di questa che poi diventa una chiesa. Dunque, qualcosa l'abbiamo già sentito nel servizio: manca l'accessibilità di alcuni di questi luoghi, mancano i luoghi per accogliere i turisti, ma per realizzarli mancano i fondi. Qual è il problema?
Di sicuro mancano i fondi perché i siti sono tanti e l'impegno è gravoso, però comunque oltre ai fondi manca senz'altro una capacità di fare rete, una capacità di coordinamento e anche una volta poi attrezzati i siti spesso manca purtroppo la capacità di venderli e di comunicarli e di far sapere al resto del mondo che queste meraviglie esistono. Le meraviglie della cultura nuragica, continuiamo così con il secondo dei servizi di Giorgio Galleano. In Gallura, ai tempi delle Domus de Janus, le sepolture erano in forma di dolmen, realizzati con grandi massi o di corridoio coperto. Dall'incontro fra queste due culture nasce una nuova forma di sepoltura monumentale, una tomba collettiva contornata da un'esedra, di nuovo il simbolo del toro o forse dell'utero, che prende il nome di tomba dei giganti. Il nuragico non fa altro che prendere quel modello e aggiungerci la stele per ricoprire poi tutto con un grande tumulo, quasi a simboleggiare la restituzione dei corpi che andranno dentro le tombe nelle braccia della Dea Madre. Al rituale all'interno delle Domus de Janus era ammessa la piccola comunità, era ammessa forse la famiglia, ma con l'età nuragica c'è questa partecipazione di tutta la collettività del villaggio. Col tempo, forse per un cambiamento climatico della vegetazione, al culto dei defunti se ne affianca un altro. L'acqua diventa qualcosa per cui vale la pena di investire tempo ed energie fino a progettare e realizzare opere fantastiche come questa. Sì, siamo all'interno di un tempio a pozzo tra i più interessanti della Sardegna. Abbiamo una tecnica costruttiva perfetta, la lisciatura della pietra, la perfezione della posa delle pietre senza aggiunta di malta cementizia, quindi ogni blocco coincide perfettamente uno sull'altro ed è perfetto. Il monumento più importante dedicato a questo culto è il Pozzo Sacro di Santa Cristina a Pauli Latino, che molti considerano il capolavoro della civiltà nuragica. Un tesoro dell'architettura che ci permette anche di indagare un primo mistero dell'antica storia sarda, l'archeoastronomia. Ce qui se passe è che la lumière de la lune. La luce della luna entra nel pozzo con un angolo diverso a seconda della sua altezza nel cielo. Da questa altezza si deduce la posizione del nodo lunare che permette di calcolare le eclissi. Le pietre del pozzo formano una scala graduata che permette di misurare l'inclinazione della luna. Quando la luce tocca il fondo del pozzo vuol dire che la luna ha toccato la sua altezza massima con il lunistizio maggiore. Anche alcuni nuraghi, o addirittura gruppi di nuraghi, sembrano costruiti secondo schemi astronomici precisi. Oggi è il solstizio d'inverno, quindi stamattina siamo venuti qua all'Uraghe Losa e abbiamo osservato sia l'alba che il tramonto proprio per osservare dal vivo cosa significa che questo imponente monumento ha un orientamento astronomico proprio con i solstizi. Al fascino dei nuraghi contribuisce anche la straordinaria complessità delle architetture megalitiche con l'intreccio ardito delle scale interne e delle cupole sovrapposte. Sull'andito si affacciano una scala spiraliforme che avvolge le tre camere che collega appunto i tre piani del nuraghe in verticale sino alla sommità, alla terrazza che comunque era praticabile. Immaginatevi una foresta intorno alla città e al nuraghe, quindi il nuraghe svettava sopra le vette più alte degli alberi. C'è una serie di ritrovamenti archeologici degli ultimi anni, ma non solo, che lasciano pensare ad un uso cultuale dei nuraghi. Sì, i record archeologici ci dimostrano che il nuraghe, già a partire dall'età del ferro, ma anche in fasi precedenti, veniva utilizzato come un luogo di culto. Secondo me un caso emblematico è il caso del nuraghe Kukurunuraji, nel quale appunto l'impianto del nuraghe è stato fatto al di sopra di quello che è sicuramente un pozzo sacro. Qui al complesso di Sumulino di Villanova Franca è abbastanza chiaro l'utilizzo in funzione di tempio. Lo è sicuramente perché ne abbiamo trovato le testimonianze, soprattutto con lucerne e testimonianze anche di sacrifici animali. Al Museo di Villanova Franca troviamo anche la copia, come era una volta, della splendida vasca altare che è ancora conservata nel nuraghe. Ma che cos'è quell'ammasso di pietre che c'è sopra?
È una superfetazione di età romana, che fra l'altro rappresenta un problema per la stessa vasca altare che viene fessurata dal peso di questo muro. Dagli abusi edilizi degli antichi romani alle nefandezze di noi moderni, al posto di quest'altro splendido altare in pietre policrome smontato 8 anni fa e non ancora esposto, c'è un telo di plastica scolorito. Sopra questo nuraghe è stata letteralmente appoggiata la tangenziale di Olbia, per non dire poi dell'enorme cava aperta intorno a quest'altro nuraghe, che sopravvive mesto in pizzo a questo torsolo di roccia. Com'è possibile che un patrimonio così prezioso sia stato così a lungo trascurato, sottovalutato? Beh, l'antichissima storia sarda non era compatibile col processo di unificazione nazionale dell'Italia, del paese, che puntava tutto sulla storia romana e sull'eredità dell'antichità greca. Insomma, la Sardegna sarebbe stata lasciata indietro a metà dell'Ottocento. Beh, diciamo che se la storia la scrivono i vincitori, nell'Ottocento la Sardegna non stava vincendo granché, ma comunque la Sardegna, l'archeologia in Sardegna è giovane per vari motivi. I primi scavi seri risalgono tutto sommato a una 70 anni fa. Il problema è che manca comunque un coordinamento di tutti, fra soprintendenze, università e anche i semplici appassionati. Tutti gli studiosi che contribuiscono, diciamo, all'attenzione, a tenere l'attenzione su questo patrimonio. Abbiamo visto, diciamo, il culto all'interno del nuraghe, ma il nuraghe ha anche altre funzioni diverse. Sì, e anche qui è interessante vedere che le nuove scoperte danno subito adito a nuove teorie, e magari ogni nuova scoperta risolve un problema ma ne apre un altro, ed è qui che forse gli studiosi dovrebbero parlare, avere un po' più voglia di parlare fra loro. E allora, a proposito di questo, vediamo l'ultimo dei servizi di Giorgio Galleano. Don Roli, andiamo. Il nuraghe a Rubio di Orroli è molto simile a quello che oggi chiameremmo centro commerciale. Qui si scambiavano metalli con il Medio Oriente, magari siglando i contratti con un brindisi a base di vino o di birra. In particolare in questo sito noi avevamo tutte le strutture atte alla panificazione, dalle macine, il grano, alle piastre di cottura, ai tegami che servivano per cuocere le focacce e qui al centro il focolare. Ecco, tutto ciò adesso non si può vedere perché? Perché purtroppo non abbiamo ancora risolto, anche per problemi finanziari, il problema della copertura del vano, per cui abbiamo protetto tutto con uno strato di sacrificio. Oltre al pane, qui a Nuraghe a Rubio si facevano altre cose. Abbiamo scoperto che cucinavano la carne con il vino, quella che in sardo si chiama sabezza imbinada. Si stanno trovando tantissimi riscontri archeologici, archeobotanici, che ci dicono che la viticoltura in Sardegna esiste da almeno 3500 anni. Salute! Salute! Le scoperte degli ultimi anni hanno frantumato il mito secondo cui i sardi avrebbero appreso ogni arte e mestiere dai fenici nell'età del ferro, quasi 1000 anni dopo il sorgere della civiltà nuragica. Tutto ciò ha stimolato un fiorire di ricerche dal basso, fenomeno pressoché inevitabile in un'isola che ospita più di un sito archeologico ogni 100 abitanti. Fra i contributi degli amatori c'è quello, solo in parte pubblicato, del medico Marcello Onnis, che ha scoperto come in decine di altipiani e vallate fertili le congiungenti fra coppie di nuraghi identificano sempre un centro preciso. Questi clan che noi vediamo raggruppati intorno a questi vari centri avevano però dei nuraghi in comune. In comune. Questo ci fa capire che verosimilmente i clan non è che fossero in conflitto tra loro, ma convivevano pacificamente in quel territorio. Questa ricostruzione mette in dubbio una volta di più l'ipotesi del nuraghe come fortezza, o perlomeno l'idea di 8 o 10.000 fortini l'un contro l'altro armati. Io li vedo più come luoghi di controllo del territorio e di controllo delle risorse. Il senso militarista della parola fortezza è da moderare parecchio.
Un altro tema emerso, o meglio riemerso, negli ultimi anni è la possibile identificazione dei sardi con i Sardana o Sciardana, che insieme agli altri cosiddetti popoli del mare misero a ferro e fuoco il Mediterraneo intorno al XII secolo a.C., giungendo quasi a conquistare l'impero egiziano. I Sardana vengono dalla Sardegna perché ci sono una serie di documenti, ma anche ci sono prove di natura archeologica, prove di natura letteraria. E bisogna che anche i colleghi, gli archeologi, prendano atto di una situazione che è mutata. Dei rapporti fra i sardi e gli antichi abitanti della penisola iberica, poco studiati in Italia, si è occupata negli ultimi anni Valeria Puzzu, architetto in trasferta in Spagna. Ancora una studiosa dilettante che ha raccolto nei musei e sul campo interessanti riscontri. Nella penisola iberica ci sono varie rappresentazioni di navi con caratteristiche tipiche delle navi sarde. Queste protomi bovine, ritrovate nel mare delle Baleari ed esposte nel museo di Barcellona, sarebbero le polene di altrettante navi sarde che dovevano somigliare a questi modelli. E se alla fine venisse fuori che il sardo non deriva dal latino, a dirlo non è un dilettante, ma un glottologo. Mentre col sumerico e con l'accadico si può tradurre tutta la lingua sarda, portandola finalmente alle origini, così non è possibile col latino. Altra ipotesi controversa riguarda la scrittura nuragica. Il professor Gigi Sanna propone un'interpretazione piuttosto complessa a partire da un piccolo numero di reperti, di alcuni dei quali mancano prove di autenticità. Nel frattempo, però, le segnalazioni dei reperti con segni di scrittura si sono moltiplicate. In attesa di analisi e datazioni sui reperti, per la maggior parte degli archeologi la scrittura nuragica resta una fantasia. E per respingere in blocco ogni teoria eterodossa è molto in voga il termine di fantarcheologia. Ne sa qualcosa il giornalista Sergio Frau, i cui libri e anche l'ultima mostra alla Sardegna, Isola di Atlante, sono da anni oggetto di dissociazioni e polemiche. L'accusa di fantarcheologia ha colpito anche alcuni degli studiosi che vi abbiamo presentato. Illustri studiosi dicono alcune cose, altri illustri studiosi dicono esattamente il contrario. E quindi bisogna parlarne, divulgare, stare uno contro l'altro non va bene. I miei libri hanno 1.900 punti interrogativi, questo ce n'è ancora di più. Però punti interrogativi che meritano risposte e ragionamenti. E quindi più siamo, meglio è. Chi non si diverte a ragionare, stia pure fermo sulle sue posizioni. Sul fronte opposto si accusano le soprintendenze e le istituzioni in genere di sottovalutare le scoperte più importanti, come il sito di Monteprama, dove alla scoperta delle statue più antiche del Mediterraneo, i cosiddetti giganti, non è seguita la valorizzazione del sito. L'area già scavata è inaccessibile da un anno, lo spazio espositivo per le statue non è ancora stato allestito e anche gli scavi che stanno per riprendere dovranno limitarsi ad un'area ristretta, in attesa di un esproprio che non arriva mai. Ma il primo problema da risolvere, non solo in funzione dell'inclusione nel patrimonio UNESCO, è quello della gestione dei siti, affidata a cooperative che spesso vengono lasciate al loro destino. Voi lavorate in questo simpatico gazebo di legno, aperto ai quattro venti, ma quella struttura in pietra lì sotto perché non è a vostra disposizione? Noi questo ancora non possiamo dirlo, sappiamo solo che è da tempo, che ormai è terminata, però non è stata data ancora in consegna alla società. Voi avete anche qualche altro problema, mi è perso di capire. Siamo due anni che non riceviamo stipendi. Ci sono tante difficoltà, a iniziare appunto dal sito di Angeluruio, che oggi ci ospita, che ancora non è dotato di corrente elettrica. Tante cose potrebbero essere fatte da un punto di vista soprattutto della comunicazione, una comunicazione molto più efficace che ci potrebbe aiutare a divulgare meglio le nostre bellezze e i nostri servizi. Dunque, quanto alla comunicazione, noi speriamo di avere fatto almeno in parte qualcosa comunicando a tutti quelli che non avevano la possibilità di vedere in altro modo i luoghi ancora non accessibili. Sì, noi il nostro sassolino, diciamo, ce l'abbiamo messo. Certo, rimane il problema di trovare un po' più di soldi da spendere innanzitutto per queste cose e davvero di allargare un po' la comunicazione, perché noi abbiamo visto teorie anche azzardate su cui gli archeologi giustamente vanno con i piedi di piombo, ma alcune delle cose che abbiamo visto, tipo l'arte vinificatoria, eccetera, sono cose che dovrebbero stare ormai da anni nei libri di scuola. Diciamo, ci sono anche tanti luoghi bellissimi che
pochissime persone conoscono. Allora, se volete sapere di più, se vi è piaciuta questa puntata, è già disponibile su Facebook un ulteriore approfondimento di questi temi, contenuti extra, veri e propri. Io vi saluto, vi auguro buona giornata, ringraziando Giorgio Galleano per il suo lavoro. Arrivederci. Arrivederci.